Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e stavolta ragazzi vi porto un gioco nuovo che si chiama Ocean Nomad, ragazzi. Non so, scusate un attimino il volume, abbassiamolo un pelo. Ok. Perfetto. Funziona. Niente, è ancora troppo alto, scusatemi. Ok, messo a posto un po' il volume, ragazzi, se no non sentivate la mia voce. Allora, vi porto questo gioco perché? Perché è simile a Raft. Non so se voi vi ricordate Raft. È un giochino praticamente dove voi avete la vostra zattera che potete ingrandire, mettere a posto e fare come quello che volete, sia ingrandire che fare queste pareti. Io adesso l'ho ingrandita un pochettino perché ragazzi partite con questa pezzo di 3x3, ok? Dovrebbe essere 3x3. Avete solo ed esclusivamente questa 3x3 e basta. Io ho provato il gioco, queste sono le parti in legno che si potrebbe mettere poi per migliorarla, e questa invece è paglia. Ci sono tre isolette, 3-4 isolette, barra 4 isolette che dovrebbero essere da queste parti. C'è il nostro squalo che gira, come potete vedere, che ogni tanto attaccherà la vostra zattera e voi dovete difendervi. Allora, in partenza, ragazzi, voi dovete craftarvi, vi faccio vedere, questa, ok? Avete questa, avete questo gancio qui, che vi serve per tirarvi in voi tutte le parti che trovate in mare, come in Raft praticamente, e non avete una scure, avete questo martello qua, che è un martello di legno. Ok, la scure adesso vi faccio vedere come io l'ho craftata. Allora, intanto siamo all'inizio perché comunque non abbiamo nient'altro. Si craftano, ti fanno craftare questa rete che basta andare su, cliccare, ragazzi, cucinare e vi cucina automaticamente il pesce. Non so come faccia nell'acqua, ma vi cucina il pesce. Questo barile con questa cosa qua vi serve, vi cucina l'acqua. Potete con le monete velocizzare il tutto praticamente. E guardate in alto qua dove c'è l'acqua, se voi prendete questa vi dà 3 di acqua. Ok? Adesso cuciniamone un'altra perché ne abbiamo veramente bisogno. Ok. E la stessa cosa lo potete fare con il pesce, pagando uno di moneta potete mangiare. Adesso siamo praticamente pari, i pesci, gli altri pesci li sbloccherete più avanti. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, ho craftato anche questo che ci servirà per fare ad esempio i lingotti di ferro. Adesso vi farò vedere tutto. Questa, io ragazzi, non ho capito ancora che cos'è, dovrebbe essere semplicemente una torcia. Allora, adesso vi faccio vedere io crafting. Per le piattaforme queste qua serve solo della paglia, che noi abbiamo, volendo ne possiamo craftare una. E vi faccio vedere intanto come fare a metterla giù. Vedete, basta cliccare col tasto sinistro e noi mettiamo giù la nostra piattaforma, che al più presto, ragazzi, io cambierò e metterò quella in legno, perché questa è veramente una piattaforma stupidissima.
abbiamo tante altre cose. Serbatoio dell'acqua, però ci servono delle tavole di legno e basta, che noi oltretutto, ragazzi, ce l'abbiamo. Quindi si potrebbe anche craftare. Ok, crafta. Mamma mia, è gigantesco. È veramente gigantesca, ma io, ragazzi, non lo metterei ancora, vi dico la verità. Ok. Allora, inventario, inventirario, mettiamolo qua. Perché noi, ragazzi, non ci serve ancora. L'abbiamo craftato, ce l'abbiamo. Intanto andiamo nell'inventario e io metterei questa al posto di quella lì perché fa leggermente più danno. Allora, noi possiamo anche fabbricarci i nostri vestiti. Poi, per quanto riguarda il cibo, abbiamo questa che io adesso sto tenendo in casi particolari. E abbiamo anche queste garze che ci servono per curarci. Quindi, come survival non è male, vi dico la verità. È carino, molto carino. Allora, vi faccio vedere intanto nel crafting come si creano tutte le altre cosucce. Allora, questo si crea con del tessuto praticamente, che ne abbiamo un'infinità, e delle tavole di legno, che non ne abbiamo. Poi, questo invece si crea con della pietra e delle tavole di legno e la rete, ragazzi, ci serve praticamente solo ed esclusivamente della paglia. Ok, questa è la canna con il bastoncino avvolti in alcune illumina la zattera di ok. È una lampada praticamente. Allora, intanto abbiamo un bel po' di cosucce, ragazzi, qua. Adesso mi sta richiedendo di mettere queste qua, che però, ragazzi, non abbiamo paglia. Allora, vi faccio vedere un'altra cosuccia che ho craftato, che è questa qua, che praticamente questa qui sarebbe una piccola zatterina che ci porterà nelle varie. Vedete che basta poco, basta una tavola di legno e una di paglia. Abbiamo craftato la nostra zatterina che ci porterà nelle varie isolette. Intanto ogni tanto vengono giù delle porcherie. Sta facendo il ciclo giorno-notte. Allora, la grafica non è malvagia, vi dico la verità. Andiamo là praticamente. Dovremmo trovare queste risorse. Proviamo ad andare. Non è difficile, non è malvagio, non è raft, ragazzi, vi dico già come grafica è tutta un'altra cosa, però troverete. Oh, mamma mia, cosa c'è lì? Oh, equipaggiamo subitissimo la nostra lancetta. Wow, mamma mia, ragazzi, a me mi fanno uno schifo boia i ragni. Oh, dai, vai io, vai qua. Mamma mia, un altro là, mannaccia la miseriaccia, mannacciamelo. Ogni tanto. Ok, prendi. Le monetine, mo te devo ammazzare. Mannaccia la miseriaccia. Qua è sempre una porcheria. Sti ragni mi fanno schifo. Dai, su. Vuoi morire? Muori! Muoricili! E dammi tutto quello che hai. Animale immondo. Eccolo qua, altre monetine. Abbiamo preso altre monetine. E qua ci sono questi. Oh, che cazzo. Scappoli via. Ma no, perfetto. Mi serviva un altro. Che c'è la. Non salta, sto. Non salta.
Ah, ma perché? Mannaggia gli schifi. Schifezza immonda. Ok. Qua cosa troviamo? Allora, articoli trovati. Raccogli tutto. Espansione sì, mi interessa l'espansione. Ma io direi anche di espanderlo un'altra volta, eh. Almeno, tanto le monetine le troviamo sempre, quindi non ne troviamo tantissime, ma piano piano le trovi, quindi non è un grosso problema. Allora, ragazzi, qua siamo arrivati a un punto di stallo, perché non abbiamo più nient'altro da trovare. Abbiamo distrutto i schifezzuoli che giravano e andiamo subito, ragazzi, a cercare. Andiamo in un'altra isoletta praticamente. Schifo, mannaggia, c'è ancora i brividi adesso. Ah! Mamma mia santissima. Allora, schifezzuolo del gnagnolo. Mannaggia gli splugi service qua. Allora, quella l'abbiamo visitata. Andiamo di nuovo in quella là, ma dobbiamo andare qua. No, dobbiamo andare là. E dovremmo trovare altre risorse. Giriamo, come sempre troveremo qualcosa che ci vuole far fuori. E mi sono anche dimenticato, ragazzi, ma discordato di me di nuovo. Ah, mannaggia lo scluso. Ah, che schifo che fai, mannaggia lo schifo. Ma perché i rai? Ma perché non le farfalle? Ah, mannaggia lo schifo, mannaggia. Ah, ok, allora prendiamone un'altra. Ah, zio fanalino. Ah. Ok, mamma mia ragazzi, sempre uno schifo pazzesco. Io odio i ragni, ragazzi, ce n'è un altro qui. Ah, no, fermati lì. Devi morire. Fai schifo te un popolo. Allora, vediamo un attimo. Qua ci sei anche tu, ma devi. Minchia, l'abbiamo washottato, ragazzi. Perfetto! Tu muori. Non sei morto? Oh, e che fai? Attacchi. Ecco. Devi spaccare il sederino. E voilà! No, un altro! Un altro! Ah! Mi sta martoriando! Oh, là. Meno male che almeno ci dà delle risorse buone sto schifezzuolo immiondo. 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 Immiondolo. Ok, qua cosa c'è? Cosa c'è dentro? C'è del cibo. C'è della cibette. E qui cosa? Un altro? Non ho capito cosa sono ste balette. Ste balette, ste baltine, ste polpettine. No, qua già preso tutto. Ma un altro ce n'è lì? Ma come è? Ma per favore, muori. Muoriti lì tutto! Mannaggia, lo schifo, mannaggia! Abbiamo altro da prendere qua! Mamma mia, ma quanta roba stiamo trovando, ragazzi! È una bella isoletta questa, bella isolettina! C'è un po' di tutto! Un po' di tutto! Beh, possiamo tornare verso casu... Aspettate, però! Ok! Siamo ritornati sulla nostra zatterina. Allora, vediamo un attimino se abbiamo le risorse per perfetta. Ci dici di producere, di producere, di producere, di producere chista. Così. Perfetto. Riciclo completato. Vabbè, ma la garza ci mettiamo 3 secondi. Ok. Perfetto, vediamo. Perfetto, abbiamo migliorato anche questo. Cos'è sta cosa?
mente schiusa, scusa, mente, il pilastro, il pilastro, ok. Ma sì, ho capito che ci stanno pilastri da mettere, però ragazzi miei, non lo voglio ancora mettere io il pilastro, me lo fai piazzare, ma non me lo piazzare. Andiamo nell'inventario e incominciamo a spostare questo dentro qua. Ecco, una cosa che io volevo fare è mettere giù questa. Mettere giù questa qui e la volevo mettere per il momento qua. Chiamiamola qua. Che andiamo qua dentro e incominciamo a metterli dentro. No. Così, spostare tutte le nostre risorse, ragazzi, all'interno di questa. Perfetto, come potete vedere abbiamo un bel po' di risorse. Queste cosa sono? Perle. Pirle. Poi abbiamo questa. No, ce ne sta solo 20, va bene. Non ho questo problema. Il legno, le tavole. Il nostro pesce, il nostro pesciolino, questo qua, poi questo lo mettiamo qui, questa, una di queste le mettiamo qua perché tanto non ci serve, questa no, non ci sta più niente, estendo, ok, estendiamo di uno in più e mettiamo anche questi, perfetto. Siamo arrivati a un piccolo conto, almeno siamo riusciti a mettere, ragazzi, qualcos'altro. Vediamo se riusciamo a prendere quello, non ce la faremo mai. Perfetto. La cazza! Come potete vedere, ragazzi, prende tutto l'ambaradan e dov'è lo pirlotto qua? Perfetto. Come grafica, ragazzi, non è malvagia, non è bellissima perché, come potete vedere, purtroppo non è una gran grafica. Però, ragazzi, come giochino, vi dico la verità, è molto carino, eh. Molto molto carino. Possiamo prendere anche quelli, perfetto. E abbiamo preso le nostre risorse. Anche di qua ci sono risorse. No, mancato spudoratamente. E vai, l'abbiamo cuccata, l'abbiamo cuccolato. Vieni qua. Bravo! Altre monetine, tre monetine. Quella la dobbiamo prendere. Cos'è? Un bel tronchetto d'albero. Ok, allora ci siamo. Adesso io direi, ragazzi, di fare una bella cosuccia. Fatemi vedere un po'. Proviamo a vedere, voglio. Ma solo 5, solo uno ne possiamo fare, mannaggia. Non me la fa, non me la fa, non me la fa. Perché non me la fai? Non me la fa cambiare, ragazzi, perché non me la fai cambiare? Mannaggia la miseria, non riesco a capire. Allora, fatemi vedere una cosa. Ok, me la fa togliere. Perfettissimo. Allora, adesso sì, adesso possiamo metterla. Perfetto. E ragazzi, ci sarebbe da prendere un sacco di roba, ma purtroppo adesso risorse scarse.
Volevo allargare ancora un po', ma stavolta ragazzi allarghiamo con il legno. Allora, intanto questa la togliamo perché non ci serve. Ok. Il problema è che ragazzi non ci dà, o sì, che ci dà forse, no, non ci dà. Non ci dà tutto il resto. Allora, io come sempre, ragazzi, non mi guardo mai. Allora, siamo andati. Come avete visto, ragazzi, il pezzo di tacchina viene a rompervi le balle qui. E vi viene a mordere la vostra gnappolatrice. Allora, siamo andati là, siamo andati là, adesso andiamo in quella là piccolina che andiamo a trovare, a vedere di recuperare un po' di risorse. Purtroppo ce n'è una, ragazzi, che non possiamo andare perché ci manca ancora oh, mamma mia, di nuovo immondo questo schifezzuolo morto. Adesso sei morto. Morto un Fitzbeck. Un altro lì. Schifezzuolo immondamelo. Vai, vai. Vai a farti in giro. Tu vieni qui. Abbiamo qua shottato alla grande proprio. Altre perle. Ok, questo è mio, è mio, è mio. Voilà. Non c'è nient'altro, non c'è nient'altro. Ah, i morti viventi tuoi. Vieni qui, non mi attacchi da lì, merdaiolo. Schifezzuolo. Vai, vai a fare un giretto. Pistola. E a questo punto qua, ragazzi, possiamo tornare verso la nostra nave perché questa è piccolina. Ah, me lo fa. Allora, ma dai, per favore, non farmi girare le pallottole. Allora, a questo punto qua, ragazzi, io devo metterlo lì, mi sembra. Ok, inventario, dai, prendiamolo e mettiamolo giù. Dov'è? Qua. Dov'è? Mannaggia lo splugo service. Me lo fa mettere. Mi chiede di metterlo giù allora. Per forza. Allora a questo punto qua io, ragazzi, lo metto qui. Perfetto. No, mi dice di farne un altro. Mannaggia la allora dov'è? Dove sei? Ma non ce l'ho! Non ce l'ha, là tu sei mio, non tu sei, non sei mio. Mio. Eccolo, perfetto, tu sei mio, perfetto. Una melo e un'altra melo, quacqua melo. Perfetto, ci siamo. Possiamo, dove è finito? Tu, qua, papate. Perfetto. Cioè, ma scusa, ma quanti me ne fai mettere giù? O sei buggato sto sniappolatorio, sei buggato, non lo so. Vabbè, mettiamone un altro qua. Perfetto, due me ne fa mettere. Vabbè, per adesso lasciamolo lì, poi tanto. Oh, il nostro gancio al nostro legno! C'avamo fatta, mannaccia la miseriaccia, tu qua sei mio, devi venire qua. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo se me lo prende. Vediamo, non me lo prende. Prendilo lì, se ce l'abbiamo fatta. Molto molto bangere. Mi dice di produrre una scala, ma cosa me ne devo fare della scala?
questa scaletta, cosa me ne faccio adesso? Cosa me ne faccio di una scala? Peppettine! Dai, la nostra cassa. Puffate. Tran! Non è che ci diano, queste risorse ci diano tanta, tanta roba. Ecco. Mannaggia lo splugo servi. No, no, non ce la facciamo, andiamo questa che ce la facciamo bene. Prendiamo. Perfetto, uno c'è. E uno c'è. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vediamo un attimo se la scala ce la facciamo. Intanto, ragazzi, finiamo il nostro tutorial, perché questo è un tutorial. Un trattorial. È un trattorial. Ok, tanto Ah, no, noi non ci servono, quindi dobbiamo, possiamo, possiamo, dobbiamo. Togliere, abbiamo fatto un casino immondo dentro, mi giro le pallottole. Ok. Allora, ma se noi clicchiamo su, no, niente, non me lo fa togliere. Ah, ci ridà il legno. Molto bene. Perfetto, meno male. E ci ridà le parti di legno. Ok, adesso ce le abbiamo e mi dice di craftare. Ah, ok, me la fa. Incominciamo a metterne una e ne facciamo due. È perfetto. Allora, una. Andiamo a togliere questa qua. Esce fuori sempre questo. Ok. E mettiamo anche questa. E piano piano, ragazzi, andremo a modificare tutta la nostra latterognola. Adesso a noi ci servirebbe dell'altro legno. Vediamo se riusciamo a fare il tavolo, ragazzi, però ci serve della legna e credo che sia questo. 20 snaccoli di legna e 5 di chiodoli. Chiodi non ce ne stantano, non ce ne stantano e noi facciamo così. Chiodi li facciamo e ci serve kist 10 chiodi, perfetto, e voilà. Ah, dobbiamo fare il martello di ferro. Allora, per fare il martellazzo di ferro, che è questo, ragazzi, oh, ce ne abbiamo, perfetto. Ok, abbiamo il martello di ferro. Vediamo. Pistola. Vediamo un attimino. Con questo no, ma con questo no, ma possiamo vedere forse di riuscire a fare il nostro. No, non ce la faremo mai perché ci serve la legna. Mannaggia lo strugo service. Ok, allora, tu aspetta, qua la legna ce l'abbiamo, ma sì che ce l'abbiamo, bastimenti, eccoli qua, qua, mannaggia lo spughettino service, abbiamo da mettere il nostro tavolozzo, che è, cioè,
ne abbiamo solo 17. Non è un sette, ragione, manca solo 3. Ok. Dobbiamo mangiare, dobbiamo mangiare. Oh, dobbiamo mangiare perché non abbiamo più manco i soldini. E voilà, facciamo che farne un'altra. E mangiamo, perché se no qua ragazzi non ci possiamo anche bevere. E possiamo anche fare così e bevere. E ne facciamo un'altra. E ragazzi, possiamo, intanto le monetine le troviamo. Allora, altre cose. Ok, ragazzi, facciamo una cosa. Per adesso ci lasciamo qua. Vi porterò questo gioco, è veramente carino, è veramente carino, non è rapido. Ve l'ho già detto, non è rough, però è molto carino, come prezzo è anche molto basso, quindi è un gioco abbastanza abbordabile. Vi ho fatto vedere abbastanza cose, adesso piano piano faremo tutto quello che c'è da fare. Ok? Bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ok? Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.